Intendi, hai rotto il ghiaccio, com'è andata? Sono contento perché torno a giocare dopo parecchio tempo, l'ultima partita l'ho fatta ad aprile. Sono molto contento sia per me che soprattutto per la vittoria della squadra, 3 punti importantissimi in un campo difficile. È stato un buon test per quanto riguarda la mia condizione fisica e tattica e ho avuto buone risposte. Quanto va dare la tua condizione fisica in percentuale in questo momento? Io Conoscendoti. sono partito il 27 agosto, non avendo fatto riparazione, adesso è più di un mese che lavoro con la squadra. La mia condizione fisica il 100% è da trovare, però ormai sono a disposizione del gruppo da parecchio tempo, quindi non saprei dirti adesso quanto può essere in percentuale, però mi sto allenando con la squadra, con tutti gli altri ragazzi, al 100% da parecchio tempo, quindi siamo vicino a... Tutto. Sì, Tra esattamente. l'altro inizio col brivido perché sei stato bravissimo, perché dopo pochissimi minuti sei stato ammonito e non era facile gestire 90 minuti al rientro con l'ammonizione. Infatti, subito dopo l'ammonizione mi ha un pochettino condizionato, però poi fortunatamente non ci sono stati altri episodi che mi hanno fatto prendere un'altra ammonizione. Quando è che hai capito che avresti giocato? Ho Durante la... capito domenica mattina, quando mi si è fatto la formazione, ma ci alleniamo sempre tutti al massimo, sapendo che facciamo tutti parte di un gruppo importante che tutti vediamo un massimo con gli allenamenti, quindi è veramente, come dire, poco importante chi va in campo perché ci alleniamo tutti È al vero, massimo. però magari sai, uno dopo 6 mesi Sì, dice, no, ah, è ma... titolare, dopo un'estate comunque difficile, eri rimasto senza squadra, non so, immagino che magari uno No, dentro anche... dentro di me la preparavo da parecchio tempo questo esordio, nel senso sapevo che sarebbe arrivato, quindi anzi, ho avuto parecchio tempo per prepararlo. Ti senti più sollevato anche adesso che ti sei messo alla prova? Diciamo di sì, sono contento soprattutto per essere tornato a giocare dopo parecchio tempo. Che sensazioni hai avuto prima e dopo? Non vi nascondo che avendo usato la maglia del Brescia è stata una grande emozione. Sono stato onorato cioè si arriva a Brescia, sai, però quando indossi la maglia e scendi in campo è diverso, quindi ero un po' emozionato i primi minuti, poi piano piano con la partita dimentichi queste emozioni e pensi più alla partita, però è stata una bella emozione. È un po' un messaggio al mister della serie Io ci sono. Ma questo sicuramente, non sono venuto a Brescia per farmi la vacanza, io sono qua per dare una mano a questa squadra, a questo gruppo e raggiungere questo il nostro obiettivo primario che sicuramente è una salvezza tranquilla. Centrale di difesa è la tua posizione preferita o c'è qualche altra posizione sempre nell'arco difensivo che tu sai Io scoprire? sono un centrale difensivo, all'occorrenza ho giocato qualche volta da terzino, l'ho fatto alla Juve, l'ho fatto qualche altra volta, però il mio ruolo è difensore centrale, sì. Però dovesse, visto che comunque non abbiamo Se dovesse una esserci gran un rosa qualche... piena di esterni bassi di destra, per Sì, dirti, sono a disposizione al 100% del mister, quindi sapresti qualora il adattarti? mister decidesse di impiegarmi a terzino, lo farò al 100% della prima È strano comunque il calcio, no? Tu ci hai raccontato anche della tua emozione di indossare la maglia del Brescia, dici è comunque una maglia azione. Importante. particolare, tu che hai una storia tutta anche particolare, è proprio vero che anche nel calcio però le sorprese possono arrivare da un momento all'altro, inaspettate. Sì, in estate non mi aspettavo di venire a Brescia, onestamente, anche perché dopo un anno travagliato a Reggio Calabria e tanti problemi, ad agosto ancora c'erano tante chiacchiere, però poche trattative vere, non mi aspettavo di venire a Brescia, onestamente sono contentissimo di essere arrivato Cerchi un po', tra virgolette, un rilancio della tua carriera qui. qui. Sì, spero che possa essere qui a Brescia. Col senno di poi, con l'esperienza che avevi fatto da ragazzino, quella mitologica Certo. dell'elicottero, eccetera, del Chelsea, le rifaresti? Faresti un percorso diverso rispetto a quello che hai fatto? Sì, la rifarei, anzi ti dirò che avevo fatto parecchi errori, nel senso che
ho avuto poca, non ho saputo aspettare, perché là il calcio è diverso, bisogna ambientarsi. Io sono andato là avevo 16 anni e avevo fretta di fare tutto e subito, non mi sono ambientato bene, però là c'è tutto per... là è il top, cioè arrivare a Chelsea non si può andare oltre quello, quindi sono stati errori miei, ma comunque ero piccolo e magari avevo bisogno di farlo, perché sennò non sarei stato qui a Brescia forse. Invece la Juve cosa ti ha lasciato poi dopo l'esperienza della Juventus? O cosa hai imparato? È stata una bella annata, sfortunata, però ho avuto due infortuni pesanti, uno all'inizio stagione e uno alla fine soprattutto, che hanno compromesso quello che era il riscatto da parte della Juventus. Però comunque ho avuto proprio un sogno, ho realizzato quello di giocare con la Juve in quanto sono Juventino da quando ero piccolino, piccolissimo. E giocare con Del Piero per me è stato un onore, comunque è stata un'annata bella, io ho dovuto allenare tutto l'anno con giocatori come Chiellini, Barzagli e Bonucci, e quindi è stato importante, ho preso tanto, però ripeto, un'annata che paradossalmente mi ha frenato, ho avuto due infortuni gravi. Pronto anche per l'Avellino? Sicuramente, siamo tutti pronti per andare ad Avellino e giocarci le partite come stiamo facendo sempre, perché questa è una squadra che va in campo, in casa e fuori per vincere tutte le partite. Quindi non si andrà ad Avellino con la pancia piena, i tre punti esterni devono avere comunque ancora un seguito. No, non possiamo andare ad Avellino con, cioè, sarebbe... non lo penserei nemmeno, anzi, ancora siamo all'inizio, abbiamo dei punti da fare. Comunque è una squadra giovane che non sa andare da, cioè pur volendo non sarebbe andare ad Avellino e cercare di gestire la partita. Noi andiamo in campo per vincere tutte le partite, poi ci sono poi gli avversari e a volte può andare bene, a volte può andare male. Grazie a voi.